Intanto vi ringrazio perché mi avete fatto venire qui. Non pensavo fosse così bella Torino, no, invece no, lo sapevo che era così bella, ma da qui devo dire che è veramente altro che cartolina, è uno spettacolo unico, direi. Ma diciamo che con questa vista fantastica veramente mi sento orgoglioso di essere torinese. Wow, la guardi e dici wow, questa è la mia città ed è bellissima. Sarà che probabilmente vedere una città dall'alto la rende più dolce? Dall'alto è più bella che dall'aereo, perché l'aereo non è abbastanza alto quando vola sopra Torino, non è abbastanza basso, volevo dire, e quindi invece da questa altezza, dal 20° piano, 21°, è veramente molto bella. Perché la vedi a 360 gradi e riconosci i luoghi che, visto anche il mestiere che faccio, sono quelli che cominci ad intravedere nel sentiero di discesa quando l'aereo sta per arrivare a Caselle. Il pensiero di essere tu, in quel caso l'aereo, piuttosto che appunto un panorama di queste dimensioni, il respiro così ampio che rasenta l'infinito per definizione, è un momento credo importante, anche perché, come dire, fortunatamente ci trasla per un attimo in una realtà più ampia e di questi tempi dove la miopia è quasi una religione, è assolutamente funzionale. E forse la vista è il punto in alto, più alto panoramico che a Torino oggi c'è ed è il più interessante proprio perché dà la possibilità di vedere una trasformazione e una città nuova che è sorta in questi ultimi anni. E poi da qui, da questo spazio qua, trovo bellissimo vedere sotto queste cose in alto, come dalla Mole, come dal Monte dei Cappuccini, proprio ti dà questa impressione. Non so, una cosa bellissima è vedere il fiume che normalmente non vedi, che sai che c'è ma che non... E improvvisamente ti ricordi che questa città ha tutta quest'acqua che passa in mezzo e tutto questo verde. Ma è la prima volta che vedo Torino dall'alto, da una posizione diversa, da un punto di osservazione diverso che non fosse quello della collina. E devo dire che pur nella diversità il fascino è assolutamente immutato. Ammetto che Torino così non l'avevo mai vista, perché non, ho fatto fatica a riconoscerla perché è una zona della città nuova e che non fa parte del mio passato e neanche devo dire del mio presente se non in questo momento. Di qua abbiamo Superga, di là c'è la montagna, è peccato che non ci sia il mare, ma insomma è sicuramente una città che è completa dal punto di vista non soltanto architettonico ma anche fisico. Qui si vede da Superga al Musinet, alla Sagra di San Michele, ecco c'è praticamente tutta la storia di Torino, perché Torino è chiusa in una bolla di montagne e di fiumi, ma anche la sua storia è tutta lì. È la geografia che abbraccia la storia, perché si vedono dalle Alpi Marittime al Monte Generoso in Canton Ticino, quindi veramente c'è tanta storia e è una bellissima geografia. Vedo la razionalità, vedo insomma una città squadrata, insomma, che non si fa, non ha tante così fantasie bizzarre, è una città che sa razionalizzare il suo presente, il suo passato anche. Non avevo idea che fosse così grande, non avevo idea di quale fosse lo sviluppo in quali dimensioni, cioè la facevo molto più agglomerata intorno a un centro che ritenevo lontano da qua, invece il centro è vicino, più di quanto pensassi, la città è grandissima, i colori forse anche perché la giornata ispira particolarmente sono straordinari e poi c'è tutta quest'acqua intorno che è un senso di vita, di velocità, di progetto, di percorso, insomma è una città che vive e che pulsa. Una città non può restare ferma, deve continuamente cambiare, beh io credo che Torino sta dimostrando di saperlo fare e di qua si nota bene. Beh, la prima impressione che vedendola da qua è di una città che sta vivendo una grande trasformazione. Vedendolo qui dall'alto, cioè si vede che c'è una città che cresce. Perché quello che si percepisce di qua è che una nuova Torino cresce. La curiosità e anche l'interesse è esserci più ancora più dentro per capirne, diciamo, quali sono i legami profondi che si stanno costruendo. La prima considerazione è la non torinesità del cielo.
oggi non è un cielo né giallo né noir, oggi è un cielo veramente tra il fiabesco e il romanzesco, ma di un romanzo abbastanza lieve o ironico, o comunque con un lieto fine, come in genere nei gialli non è possibile. Ma è anche un cielo pieno di tanti colori diversi, che nei quali Torino è un po' una palestra di convivenza e di incontro, anche di scontro certamente, ma anche di scambio fra culture diverse. Il cielo sopra Torino è stato per tanti anni, per tanti decenni, è stato un cielo grigio, metafora di una situazione chiusa. La città è cambiata profondamente, restando però Torino, ma con un colore del cielo diverso. Osservavamo che oggi è tutta rossa, non perché la giunta di Chiamparino sia così di tinte forti, ma perché i mattoni di questa città effettivamente danno un tono tutto rosso a una città spesso detta grigia. Io mi sono permesso di dire metallizzata, grigia metallizzata. Eravamo una grande città provinciale. Oggi Torino sta cambiando con una velocità impressionante e questi sono i risultati ben visibili. Qui è tornata ad essere sulla carta geografica d'Europa un posto dove vale la spesa di andare per vedere Torino, per starci un po', per passeggiare, per mangiare. Ecco, è tornata una meta. D'altra parte credo che Torino abbia sempre fatto questo, abbia guardato in là, forse è la città italiana che senza fare tanti clamori, senza fare tante ciance, senza fare tanta filosofia, pragmaticamente ha guardato in là. E d'altra parte, se non avessero guardato in là, i Savoia non avrebbero combinato niente. Torino è una città che è sempre stata contemporanea. Torino in tutti i secoli, nel suo passato, ha sempre dimostrato di essere molto attenta al contemporaneo. Nel tempo è stato un po' così soverchiato da quello che è stato lo sviluppo industriale, ma fondamentalmente questa è una città che pensa. Le contraddizioni che aveva hanno fatto sì che nascessero delle belle menti. È la città anche più giovane, con più studiosi, più ricercatori che si occupano di tecnologie, per cui credo che sia la città più web d'Italia in realtà da questo punto di vista. Insomma, Torino ha inventato tutto in Italia, è la capitale di tutto, non solo politica di uno Stato creato, formato, evoluto, ma ha inventato, sono luoghi comuni, dalla televisione alla radio, al cioccolato, all'auto, tutto l'ha inventato. Poi magari ce lo siamo lasciati scappare. Ecco, questo forse è l'unico grande peccato che ha Torino, quello di non valorizzare le eccellenze straordinarie di questa città. Torino, chi la ama, e io credo di amarla veramente, si accorge che è una città particolare, molto difficile, molto dura. Bisogna acciuffarle il cuore. Chi acciuffa il cuore di Torino vive, è anche felice e risolve tanti problemi che la durezza a volte non fa vedere.